L'idea di questo video mi è nata dopo che Steve ha condiviso sul gruppo dei trainer la foto profilo di un nostro acerrimo insultatore. Non solo, l'ha condivisa eppure ingrandita un paio di volte per mostrare quanto risultasse tremendamente squallida la medesima immagine. Quindi abbiamo deciso di fare una consulenza al buon Davide. Non diciamo il cognome perché poi altrimenti si arrabbia e ci insulta ancora di più. Allora Davide, ecco alcune cose che non funzionano a livello di profilo social per attirare donne. E tu purtroppo ce le hai tutte. 1. Foto di bassa qualità. Dire che le tue sono foto di bassa qualità è un complimento che non capita ogni giorno di sentirsi dire. Capelli unti, volto completamente in ombra, mancanza di un sorriso, assenza totale di quello che si chiama look, sfondo che risulta essere un luogo lugubre e tenebroso. Mi fermo qua. Capisci, Davide, che questo tipo di foto profilo non trasmette sicurezza, fiducia, cura della propria immagine reale e virtuale e il comfort di un luogo pulito e sicuro? Cioè, io lo dico per te. Anziché insultare, prova a chiederti quante donne hai attirato negli ultimi 12 mesi grazie al tuo profilo social. Non rispondere a me, io conosco già la risposta. 2. Contenuti infantili. Gattini, balletti, sciocchezze, cose davvero demenziali. Video trash e foto con i cuoricini, le stelline, le rose, eccetera, eccetera, faranno capire a chi passa sul tuo profilo che non hai grandi contenuti da divulgare. Sai perché le persone si fermano sul canale di Playlover e si iscrivono? Perché i contenuti che offriamo gratuitamente sono di valore. Quindi migliaia di contenuti di grande valore hanno dato vita ad un luogo virtuale di grande appeal per tutti coloro che vogliono migliorarsi. Ergo, ogni giorno il canale attira persone come un magnete. Secondo te, pubblicando le foto delle birre e delle angurie del 1994, chi puoi attirare? Difficilmente attirerai una donna brillante e attraente, perché i tuoi contenuti creano un senso di repulsione, sì, anche fisiologica e intestinale. 3. Padronanza della lingua madre. Davide, quando insulti, almeno scrivi correttamente. Se vuoi scrivere "è" inteso come verbo essere, ricordati almeno di mettere l'accento. Quando usi "ho" inteso come verbo avere, ricordati di mettere la lettera H davanti alla O. Altrimenti una donna che passa sul tuo profilo non ha neanche voglia di iniziare una conversazione con te. A meno che non sia una docente di lingua italiana che si offre per farti qualche ora di supplenza online.